Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di sicurezza ed in particolare parliamo della sicurezza degli studenti in azienda. Un seminario dedicato proprio a questo tema si terrà il 28 di ottobre alla Fondazione Ediscuola. Di che cosa si tratta, gli obiettivi e chi sono i protagonisti di questa giornata l'abbiamo chiesto a Giovanni Zampieri, direttore della Fondazione Ediscuola. Un seminario intanto nasce prima di questo evento molto drammatico della morte di quel ragazzo all'interno di un'azienda e nasce proprio con l'esigenza di garantire a tutti gli studenti che vanno a fare un'esperienza di lavoro in azienda all'interno del proprio percorso formativo, del proprio percorso scolastico, di farlo in assoluta sicurezza. Ma chi saranno i protagonisti di questo seminario? I protagonisti di questo seminario sono l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha dato anche il patrocinio al seminario, l'Ufficio di Progettazione e di Gestione della Formazione Professionale Regionale, e ci sarà l'Ispettorato al Lavoro, ci sarà lo SPISAL e ci sarà anche il consulente del coordinamento regionale delle scuole edili, perché vogliamo dare proprio una visione complessiva non solo delle problematiche ma anche dei possibili strumenti, delle possibili strategie che possono essere utili per garantire agli studenti di essere in assoluta sicurezza. Per Fondazione Ediscuola non è una novità parlare di sicurezza, infatti è partito un percorso importante che ci facciamo raccontare da Giovanni Zampieri. Come ente abbiamo deciso di proporre un seminario di questo tipo anche al settore dell'istruzione, perché riteniamo di avere una grossa esperienza come CPT e come fondazione proprio sull'aspetto della sicurezza, ma anche perché all'interno dei nostri corsi sono previsti sia al momento di stage a conclusione del secondo e del terzo anno e ad esempio nel quarto anno con il sistema duale, quindi i rapporti tra formazione, aziende e ragazzi è un rapporto molto stretto e questa ricerca della sicurezza è fondamentale per garantire agli studenti proprio di svolgere un'esperienza che sia per loro il più formativa possibile. Per chi fosse interessato, si fosse incuriosito a questo seminario, come si può partecipare? L'abbiamo chiesto al direttore della Fondazione Ediscuola. Il seminario si svolgerà nella sede di Fondazione Ediscuola in via Zeviani 8 in Borgo Venezia a Verona e sarà possibile partecipare sia in presenza che in online. Tutte le informazioni saranno sui social di Fondazione e di ESEF CPT e anche sui giornali e anche con inviti particolari alle scuole e ai centri di formazione professionale. E questo invito può essere esteso sicuramente a tutti i cittadini che vogliono partecipare, anche ai ragazzi che sono interessati a questa esperienza e che magari vogliono capire meglio che cosa vuol dire fare esperienza di tirocinio all'interno delle aziende. La formazione in edilizia, quella veronese, quest'anno ha visto dei risultati importanti, secondo e terzo anno sold out, mentre per il primo anno c'è ancora la possibilità di iscriversi. A cosa è dovuto questo successo? L'abbiamo chiesto sempre a Giovanni Zampieri. Perché la nostra scuola da una parte permette ai ragazzi di sperimentarsi su competenze operative che magari non sono state sviluppate durante il percorso delle scuole medie e che quindi gli permette a loro proprio di costruire, di lavorare con le mani, che molti ragazzi sono molto attratti, e dall'altra perché la nostra scuola può aprire la strada anche a una professione molto interessante in questo momento, lo sviluppo del lavoro in edilizia, eccetera, garantisce sicuramente ad esempio uno sbocco professionale, non dico sicuro, ma al 99%. Un altro settore in forte crescita ed espansione è sicuramente quello della ristorazione. Per questo
Sono stata a Isola della Scala durante la Fiera del Riso ad incontrare Giulio Montresor, che è docente e formatore di ENAIP Veneto di Isola della Scala, che ci ha raccontato come i ragazzi hanno vissuto l'esperienza Fiera del Riso confrontandosi anche con chef stellati. Ma ascoltiamo che cosa ci ha raccontato. Noi, come ho sempre detto in varie serate che ci siamo visti qui, è una bellissima situation, è una bellissima kermesse perché i nostri ragazzi si possono mettere alla prova e quindi vedere se gli piace anche questo lavoro, perché questo lavoro, come insegno in classe, è molto difficile. Noi andiamo a insegnare un lavoro molto difficile perché, come lo dico sempre, noi lavoriamo quando gli altri si divertono. Sempre di più si parla di chef. Ma la differenza tra chef e cuoco, Giulio, qual è? Allora, per mio conto la differenza non c'è. È una questione di passione dentro, è una distinzione, se possiamo dirla, di diciamo un percorso di piramide, di rispetto. Lo chef è una persona che esige, bisogna dare rispetto, perché io, che conosco il di là, il dietro le quinte della cucina, è quando mi trovo davanti a uno chef e ci si inchina e si dà del rispetto, perché so com'è il lavoro dietro, è molto faticoso. Giulio, da quanto tempo insegni all'ENAIP e com'è cambiato il mondo in cucina negli ultimi anni? Guarda, io faccio un'anticipazione, io faccio il cuoco, lo chef, come vogliamo chiamarci, dall'84-85, quindi i 10 anni che insegno quasi. È cambiato perché, diciamo, i nostri programmi di cucina ci hanno permesso di avere un'ottima pubblicità. L'unica cosa che dobbiamo insegnare ai ragazzi d'oggi è il sacrificio che questo lavoro ci porta ad avere anche nell'ambito, diciamo, privato, personale e sentimentale. Hai anticipato che ci vuole impegno e sacrificio per arrivare a dei risultati, ma altre attitudini, che cosa serve anche ai ragazzi per diventare dei bravi cuochi o dei bravi operatori di cucina, perché non c'è solo il cuoco in cucina? Certo, certo, sono pienamente d'accordo con te, Elisa. Il discorso è che mentre una volta si basava tanto sulla pratica, adesso bisogna avere una conoscenza piena di quello che noi andiamo a preparare, anche perché sempre più lo chef entra, diciamo, nel mondo dello spettacolo, della sala, e deve essere a 360 gradi sulla conoscenza dei piatti che propone, che prepara, e quindi bisogna che i giovani cuochi si mettano sui libri e studiare tanto. E un'altra cosa, ci tengo a dirlo, tenersi aggiornati, perché la cucina è moda e quindi, come la moda, dobbiamo essere sempre aggiornati. Giulio, tu hai la fortuna di incontrare decine di ragazzi. Quanto i ragazzi stanno percependo questo lavoro o apprezzando questo lavoro grazie anche agli show televisivi, ai talent? Quanto è incrementata la curiosità? Qui purtroppo devo darti un dato molto 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 basso, perché i talent danno sì tanta pubblicità, ma non spiegano cos'è realmente il lavoro dietro di un giovane cuoco. Il giovane cuoco, la gavetta del giovane cuoco è massacrante, e diciamo, come dati, anche parlando con i miei colleghi, siamo intorno al 2% di una classe che poi entrerà nel mondo del lavoro. Poi via via scemando, magari lo fanno un anno, 2 anni, 3 anni, e poi comunque cambiano percorso, perché appunto, come dicevo prima, il fatto familiare, sentimentale, e la propria vita viene stravolta. Va sempre più di moda, ne parlano tanto, che il mondo della cucina forse è più prettamente maschile, ma è vero? No, la mia considerazione, oddio, all'apparenza sembra di sì, ma per la mia esperienza io lo metto al 50-50. Io con le donne ci lavoro bene, tra l'altro nel mio settore il mio ufficio è pieno di donne, la mia sede è piena di donne, ma soprattutto devo dire che, nulla a togliere agli chef maschi, la donna, a differenza del maschio, è più sottile nell'impiattamento, è più docile nel realizzare i piatti, e comunque, diciamo che io ho delle amiche chef e sono delle staccavano viste, quindi tanto di cappello. Se dovessi riassumere in poche parole cosa serve a chi ci guarda, ai ragazzi che ci guardano, per diventare un bravo chef? Ti rispondo con la frase che dico il primo giorno dei miei ragazzi in prima: noi chef vogliamo solo una cosa quando entrate nel mondo della ristorazione: rispetto, umiltà e voglia di fare. Tutto il resto viene da sé, e mettiamo da parte che è un progetto di vita molto lungo.
Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità. E i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio. E gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Ci sono professioni che si imparano anche sul campo, l'esperienza diventa fondamentale. Oggi voglio raccontarvi la storia di Antonello Mori, maestro di sala, ma anche potatore di alberi di melo. Sentiamo cosa ha da raccontarci. Il maestro di sala è il responsabile della sala e deve coordinare sia la parte della preparazione della sala, coi tavoli, si danno le priorità ai tavoli, agli ospiti e poi dall'accomodo ai tempi che ci possono essere tra la cucina e il servizio di sala con i ragazzi che fanno servizio di sala. Ed è una cosa abbastanza complessa perché gli chef hanno dei tempi abbastanza scanditi dalle cotture e dobbiamo trovare il giusto modo per far ingranare tutti questi ingranaggi e tra lo sparecchio, l'apparecchio e far funzionare nel miglior modo possibile in modo che gli ospiti si sentano a proprio agio. Nel tuo caso non hai avuto una preparazione accademica, diciamo così, hai imparato sul campo. Quanto è importante l'esperienza? L'esperienza è effettivamente molto importante. Diciamo che io ho cominciato appena negli anni 80, appena a poco più che ventenne a lavorare nei bar di Verona e poi ho sempre fatto questa attività come secondo lavoro per arrotondare e difatti mi ritrovo un po' sui ragazzi della scuola adesso che sono ovviamente alle loro prime armi e ecco, più si fa esperienza ovviamente più le cose arrivano con naturalezza, ecco tutto lì. Ci hai fatto capire che questo è un lavoro impegnativo, un lavoro che richiede grande disciplina, che richiede attenzione e i ragazzi che tu vedi, anche i ragazzi della scuola, che caratteristiche dovrebbero avere? Cosa dovrebbero imparare principalmente? Ci sono ovviamente delle regole che sono alla base, non sempre vengono rispettate, comunque la scuola dà comunque un indirizzo di massima buono. Ma è poi con gli stage oppure con il lavoro vero e proprio che io vedo già i ragazzi che magari fanno già un po' di attività perché vanno a lavorare in pizzeria o cosa, piuttosto che chi invece fa solo teoria. Poi c'è da dire che loro arrivano da 2 anni di chiusura totale delle scuole, perciò hanno solo tanta teoria e i primi piatti che hanno toccato sono stati all'inaugurazione qua. Da maître di sala, attenzione, come vi ho anticipato, a potatore, una specialità che viene richiesta da tantissime aziende. Ma di che cosa si tratta? Da sempre, avendo anch'io la mia famiglia di agricoltori, avevano mele, ho imparato e mi sono appassionato alla potatura, a bruscare i pomari. Ecco. E poi per tutta una questione insomma, di cose, quel lavoro eccetera, mi sono messo proprio a fare questa professione. Veniamo richiesti da aziende agricole che hanno bisogno di innovazione, di dare nuove sperimentazioni sulle potature proprio ed è un gran bel lavoro. Dalla confusione di sala in mezzo ai campi da novembre ad aprile da soli. Anche questa attività del potatore è un'attività che si sta un po' perdendo nel tempo e ci sono pochi giovani che la fanno, ma quanto è richiesta? È richiestissima, c'è sempre meno gente che sia capace di farlo o che abbia voglia perlomeno di imparare, anche perché io sto insegnando a ragazzi di cooperative, sono quasi tutti extracomunitari, perché gente finiti gli anziani che sapevano farlo, adesso è un momento che effettivamente è un lavoro che non sente crisi.
Si è conclusa anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, puntuali, per raccontarvi tante novità e curiosità dal mondo del lavoro.